Diamo il via alla seduta della seconda commissione consiliare permanente. Cominciamo con l'appello. Barsantini non c'è, ma è delegato, ha delegato Virginia Mancini. Presente. Ok. Ciavarrella. Presente. Compare presente. Gennai. Presente. Orlanza. Presente. Ramalli è assente, ma ha delegato la consigliera Pagnin. Sono presente. Scognamiglio. Presente. Sofia assente, ha delegato invece nessuno, è assente, basta. Quindi l'assessore Gabriella non c'è una giustificazione. C'è la giustificazione scritta. Certo. Che ha una mail dove giustifica l'assenza. L'assessore Gabriella Porcaro. Presente. Come uditori abbiamo per una città in comune l'avvocato Giulia Contini e per la città delle persone Daniela Conviti. In audizione oggi abbiamo il dottor Alberto Marchesi, garante uscente dei diritti delle persone private e della libertà personale. L'argomento di oggi ha come primo firmatario Francesco Auletta, che essendo appunto assente ha delegato l'avvocato Contini che ci illustrerà l'argomento. Quindi ringrazio i presenti, ringrazio soprattutto il dottor Marchesi per essersi reso disponibile a venire e a raccontarci un po' di cose, soprattutto per noi e per me che sono nuova presidente di questa commissione, e avvieremo un percorso appunto nuovo anche con i rapporti all'interno del carcere, e per i commissari che anche loro sono al primo mandato e quindi hanno tutto l'interesse di essere aggiornati anche in vista poi della nuova nomina che verrà. Prego, avvocato Contini. Grazie presidente. Allora, noi come gruppo consigliare diritti in comune abbiamo richiesto l'audizione dell'avvocato Marchesi, visto che insomma il mandato sta terminando, e anche in considerazione di quello che è il report che è uscito quest'estate da parte dell'associazione Antigone, e in generale rispetto a quelle che sono le segnalazioni che continuano ad arrivarci su quella che è la condizione delle persone detenute nel carcere della nostra città. In particolare quello su cui ci vorremmo concentrare riguarda due grandi categorie di aspetti, che sono poi quelli che riguardano, che corrispondono al fatto che la pena non debba essere contraria né al senso di umanità e debba soprattutto tendere alla rieducazione. Quindi in primo luogo ci preme capire quelle che sono le condizioni strutturali del carcere, partendo proprio dal presupposto che ovviamente se non ci sono delle condizioni strutturali dignitose non c'è una vita dignitosa nemmeno all'interno del carcere. Noi riteniamo che comunque sia una responsabilità anche del comune quella di garantire i diritti fondamentali di tutte le persone che stanno nel territorio della nostra città, anche se ci stanno perché sono state private della libertà personale. Partendo da questo, ovviamente c'è un elemento di cui siamo a conoscenza, che è quello del sovraffollamento delle carceri, del carcere, che ci porta innanzitutto a fare alcune domande relative proprio alla struttura. In particolare, sebbene noi sappiamo che siano intervenuti dei lavori anche soprattutto nella sezione femminile, saremmo però a chiedere un aggiornamento rispetto agli ultimi accessi che lei ha potuto fare, intanto anche se ci può dare una tempistica più o meno di quella che è la frequenza con cui riesce a accedere, e se ha notato dei miglioramenti, oppure quale effettivamente è la condizione sia dell'edificio che delle singole celle. La seconda questione che riterrei di inserire sempre all'interno di questo gruppo di domande sulla struttura, che è sempre legata comunque appunto al sovraffollamento, riguarda il personale, cioè se c'è effettivamente un personale sottodimensionato, in che termini è stimabile questo eventuale sottodimensionamento, sia con riferimento a al personale di polizia penitenziaria che rispetto a quello adibito all'area pedagogica.
E da ultimo, sempre su questo diciamo, primo versante di domande, chiederemo in particolare che ci potesse riferire sulla situazione del piano terreno, dove sono collocati i soggetti in semilibertà. Dove sono collocati? I soggetti in semilibertà. E perché appunto su questo c'è stato riferito diciamo una particolare criticità, ecco. E poi io mi fermerei intanto qua, anche se anticipo diciamo che ho altri quesiti che però sottoporrei in un secondo momento per non monopolizzare la discussione, anche per dividere tra tutti. Grazie. Darei la parola al dottor Alberto Marchesi, così avrà le risposte che dovevamo. Prego. Grazie Presidente, grazie a tutta la sottocommissione alla quale auguro veramente un buon percorso, perché il tema carcerario non è un tema che vede estranea la comunità cittadina, perché noi abbiamo tra l'altro un carcere che è un quartiere della città, insomma non è un carcere che si trova a distanze di chilometri, tutti i giorni ci passiamo accanto, cerchiamo anche di capire cosa c'è dentro. Credo che sia in programma da parte della seconda sottocommissione una visita diretta in istituto, perché nella scorsa consiliatura una delle prime iniziative che fu fatta, anche per cercare di parlare a ragion veduta, come si dice, è quella di un'osservazione diretta da parte di ciascuna, altrimenti si rischia di fraintendere anche le informazioni che possono essere veicolate se non si capisce, perché in carcere si parla tantissimo, ma la conoscenza effettiva dell'istituto di pena, delle regole che ci sono, dei livelli di competenza sugli interventi è piuttosto complessa. È complessa perché è una struttura diciamo organizzativa risalente nel tempo, è rimasta pressoché immutata dallo stato diciamo preunitario a oggi, forse è l'istituzione più antica della nostra Repubblica, ecco, l'istituzione penitenziaria, non ha subito cambiamenti significativi, quindi quello che noi vediamo oggi è quello che si vedeva 50 anni fa, 100 anni fa, con i dovuti accorgimenti, ma insomma questa è la situazione. Allora, il carcere di Pisa cos'è? È una casa circondariale, si chiama così, secondo la struttura dell'organizzazione penitenziaria del nostro paese, che è deputata ad accogliere persone che hanno pene detentive relativamente brevi, cioè fino a 5 anni di reclusione, salvo eccezioni, poi possiamo vedere anche quali sono le eccezioni. L'altro strumento diciamo, di detenzione è la casa di reclusione, ad esempio il carcere di Volterra, che ospita detenuti che hanno pene detentive molto lunghe, superiori a 5 anni, a volte si arriva anche all'ergastolo, dove c'è un regime, un trattamento penitenziario che è completamente diverso rispetto alle pene detentive brevi. Pene detentive brevi determinano quel fenomeno che si chiama, e ora si riesce a percepire anche dal punto di vista terminologico, delle porte girevoli, perché ci sono persone che oggi sono in carcere, hanno pochi mesi di carcere da scontare, fanno un breve percorso, se ne escono e poi magari rientrano dopo un po' di tempo. Il trattamento penitenziario prevede il nostro ordinamento, deve essere personalizzato. Quindi l'esigenza di personalizzare il trattamento penitenziario proprio in funzione di una risocializzazione, di una rieducazione, si chiami come la si voglia chiamare, prevede necessariamente che il detenuto, il condannato, venga affidato a un educatore del carcere che sulla base di un'osservazione del comportamento, dei progressi, del progressivo diminuire della pena, può anche prospettare soluzioni che prevedono l'esecuzione della parte finale, terminale della pena anche al di fuori della carcere. Questa è la finalità principale. Ora, io rispondo già alla domanda che era la numero 2 sul personale e il dimensionamento. A Pisa gli educatori sono in pianta organica 5, in servizio ce ne sono 4. Sono 4 persone che hanno una, quindi il compito istituzionale, oggi addirittura 2 perché ci sono delle situazioni con un mediatore penale. Ecco,
con un metodo, quindi c'è una carenza e un'insufficienza totale. Nel periodo di osservazione. Sì, sì, no, ha fatto bene perché ha notizie più aggiornate delle mie, perché poi le situazioni cambiano sempre. Ma non è solo il personale interno che è gravemente carente, è anche quello esterno, perché accanto agli educatori interni del carcere c'è l'ufficio penale esecuzione esterna, che è quello che sovraintende le misure alternative, cioè quando un detenuto lascia il carcere per una semilibertà, per un affidamento in prova ai servizi sociali, una detenzione. Sono numeri impressionanti, le persone sono pochissime. Quindi il circuito, diciamo, di gestione della parte che riguarda le case circondariali si è bloccato per una incapacità strutturale dell'ordinamento a rispondere alle esigenze attuali oggi della popolazione detenuta di oggi. L'ordinamento penitenziario è datato 1975, quindi sta compiendo mezzo secolo, era costruito su una figura di detenuto che oggi non c'è più, perché le misure alternative alla detenzione, no, che consentono quindi di alleggerire il peso del carcere e quindi anche di ridurre il sovraffollamento, di migliorare l'osservazione per chi deve espiare la pena in carcere, presuppone che necessariamente le pene detentive brevi trovino la loro esecuzione all'esterno del carcere, perché alla società non ha interesse a tenere in carcere un ragazzo, un giovane, un uomo per 6, 7, 8 mesi. Questi 6, 7, 8 mesi possono essere scontati fuori dal carcere se c'è un lavoro, se c'è una casa, se c'è una famiglia. E quindi vi ho già dato la risposta perché il meccanismo penitenziario si è così, diciamo, incagliato, si è ripiegato su se stesso, perché oggi queste tre cose, un inserimento esterno, una casa anche dove andare a vivere, quindi un lavoro da poter mantenere per rendersi autosufficienti, non, sono concetti che sono completamente estranei al tipo di detenuto che oggi abbiamo, perché il 70% di persone che sono in carcere sono persone straniere che non hanno inserimenti familiari, non hanno formazione lavorativa e non hanno nemmeno una casa eventualmente dove andare a trascorrere una custodia attenuata. E questo ha portato alla paralisi, al blocco del funzionamento di una macchina che è estremamente complessa. La seconda cosa che incide sia sul numero dei detenuti sia anche sul reinserimento è il fatto dell'altissima percentuale di persone che sono, risultano e rientrano nella normativa sulle tossicodipendenze, rispetto alle quali ad esempio nel carcere di Pisa, ma in molti altri carceri, ce ne sono pochissimi, non c'è un presidio 7. E siccome la legge sugli stupefacenti, anch'essa del 90, non è recentissima, noi abbiamo una legislazione non più al passo con i tempi, prevede che se viene concordato con una struttura autorizzata, che può essere anche una struttura pubblica, il SERT per esempio, un programma di recupero, la persona che è tossicodipendente la pena, ma anche la custodia cautelare, la fa fuori dal carcere a condizione che questo programma venga avviato e venga proficuamente proseguito. Quindi, venendo meno questi due salvagenti, ci troviamo alla situazione che è quella che è, perché i numeri sono conosciuti dall'associazione Antigra, ma abbiamo mandato report noi, che ci sono altre associazioni che hanno fatto. Noi abbiamo una capienza regolamentare di 198 persone, questo è. No? Capienza regolamentare non vuol dire che alla 199esima persona il carcere chiude le porte e dice è tutto esaurito, come gli alberghi si vada a cercare altrove. Si arriva mediamente, ci sono stati numeri più alti, oggi la media è 250-260 persone, quindi che ruotano. Questo comporta, diciamo, dal punto di vista della condizione di vita dei detenuti, ma anche delle condizioni di vita lavorativa della polizia penitenziaria, dei problemi enormi, senza contare che la struttura ha delle criticità che sono state oggetto anche queste di segnalazione, ma anche all'interno dell'istituto, cioè non è che la direzione del carcere di Pisa non abbia segnalato, però si apre il discorso dell'edilizia penitenziaria, che è un mondo a sé, perché le carceri oggi in Italia dipendono dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che è una costola del Ministero della Giustizia, quindi hanno una regolamentazione autonoma dei propri stanziamenti, che sono sempre insufficienti,
non sono mai in qualche maniera all'altezza di sopportare anche l'ordinaria manutenzione, figuriamoci la straordinaria. A Pisa ci vuole un intervento radicale di ristrutturazione. C'è stata nella parte della sezione femminile, che è stata chiusa per tantissimo tempo, una ristrutturazione piuttosto importante, però la sezione femminile è una trentina di persone, ecco, non ha un'accoglienza, fortunatamente, lo dico, se il genere femminile qui è maggiormente rappresentato, c'è anche un impatto diverso dal punto di vista numerico, ecco. A Livorno l'hanno chiusa la sezione femminile ormai da tempo, in Toscana noi abbiamo solo due, Pisa e Sollicciano, che hanno la sezione femminile. Pisa e Firenze, carcere di Firenze. Quale sezione? Scusa. Femminile. Perché c'è un impatto diverso, quindi le condizioni di vita forse sono un pochino migliori, però ci sono problemi diversi, per esempio c'è il problema dei figli, delle madri in carcere, insomma si apre uno scenario che è completamente diverso rispetto a quello che compare nella sezione femminile. E quando andrete al carcere di Pisa, allora il piano terra c'ha le sezioni che sono anche quelle dei semilibri, aggiungerei quelli che vengono chiamati in gergo articolo 21, no? La norma dell'ordinamento penitenziario che consente il lavoro all'esterno dal carcere, cioè chi ha un lavoro va a lavorare, fa rientro la sera per nottare, quindi semiliberi, anche loro hanno un lavoro, un'attività esterna, escono la mattina e tornano la sera. Sono sacrificati perché sicuramente dormono male, insomma gli ambienti sono fatiscenti e degradati, fa un po' da bilanciamento il fatto che trascorrono la maggior parte del tempo al di fuori dell'istituto penitenziario e si fa con quel che c'è, ecco, a un certo punto una persona sa che il carcere ci sta solo per dormire e si adegua, non è bello da dire, però questa è la soluzione. Poi al piano terra c'è la sezione dell'isolamento che può essere, quindi sono persone che abitano, che vivono nelle camere singole di pernottamento o per esigenze imposte dall'autorità giudiziaria perché magari non devono avere contatti con altri detenuti, oppure per motivi disciplinari allora vengono isolati dal resto della comunità carceraria per un certo periodo di tempo fino a che insomma non rientra la situazione che ha determinato l'allontanamento, chiamiamolo così, dalla vita in comune. E al primo piano ci sono le due grandi distinzioni fra la sezione giudiziaria, che come dice il nome è composta da persone che sono detenute in attesa di giudizio definitivo, quindi sono presunti innocenti, se così vogliamo dire, fino a sentenza definitiva, sono una parte importante della popolazione penitenziaria, oggi ci sono, domani non ci sono. Quindi a fare un discorso di rieducazione, a parte che non sarebbe nemmeno corretto farlo prima della condanna definitiva, uno potrebbe non essere responsabile di quello che è accusato. La sezione penale invece è quella dei detenuti in via definitiva. Quindi si entra alla sezione penale quando c'è una pena definitiva, quella è, va scontata, e c'è la possibilità di in corso d'opera chiedere di essere ammessa a queste misure alternative. Il rimedio oggi competente è il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, ma i presupposti oggi sono propri di una piccola parte dei detenuti. Ci sono dei limiti di pena, poi la pena non deve essere superiore a 4 anni o a 6 se si è tossicodipendenti, però posso dire che in questo range sanzionatorio c'è la stragrande maggioranza dei detenuti del carcere di Pisa. Quindi io parlo in questo caso da avvocato penalista, da giurista. Siamo avvocati e ce lo sappiamo. Cioè noi viviamo in una situazione di sovraffollamento, però sappiate, e sappiamo benissimo, lo sappiamo con gli avvocati, lo sanno i magistrati, che la stragrande maggioranza delle persone che sono in carcere, se avessero dei presupposti minimi, sconterebbero la pena fuori dal carcere. E oggi questi presupposti minimi non ci sono, per quei motivi che sono stati detti prima. Cosa è successo? Dibattiti televisivi ne avete sentiti tante più di me, io a volte ascolto anche delle cose che ormai si ascolta tutto. Riforma Cartabia cosa ha fatto? Ha cercato di chiudere il rubinetto a monte, cioè le sanzioni sostitutive si applicano prima della condanna e si evita alla persona l'ingresso in carcere
con una verifica preliminare fatta dal giudice del processo per il quale la persona è imputata, oppure c'è stata una depenalizzazione di reato, cioè si cerca di drenare una massa, no, che alla fine ha una ricaduta sul sistema penitenziario che oggi non è in grado di sopportare questa cosa. Vi posso dare un'altra informazione, vi posso dire che il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha solo da poco ripreso l'esame di queste domande di misura alternativa al carcere per i liberi. Io ho discusso una settimana fa un affidamento per un fatto di reato commesso nel 2008. Siamo nel 2023, questa persona, e oggi fortunatamente gli è stata concessa la possibilità di scontare una pena di 2 anni, poco più, fuori dal carcere. Però quando si divarica il dato temporale tra la commissione del reato, la condanna e l'esecuzione della pena, non è mai una pena giusta, perché nel 2008 questa persona poteva avere problemi di tossicodipendenza, poteva avere problemi economici, di lavoro. Dopo 20 anni, cioè, la sua famiglia, il suo lavoro, i suoi affetti, e si ritrova recisi perché la pena deve essere necessariamente eseguita. È una delle cose più frequenti che possono accadere. Una priorità ce l'hanno chiaramente chi sono le persone detenute, però insomma i limiti strutturali sono questi. Interventi. Gli interventi in programma ce ne sono tanti. Se voi ascolterete anche la direzione del carcere, è stato chiamato il direttore in altre occasioni, vi dirà che la ristrutturazione, diciamo, dal punto di vista della proiezione, diciamo, gestionale degli istituti di pena, cioè, i tempi sono lunghissimi, perché sono tutte gare d'appalto, devono essere stanziate, soprattutto c'è un problema economico a monte. Si tratta di rifare gli impianti termici, gli impianti idraulici, ci sono infiltrazioni di acqua, cioè sono milioni di euro che mancano all'appello, che devono essere trovati e soprattutto devono essere utilizzati, perché oggi non basta trovare soldi, ma bisogna anche chiudere le sezioni e riaprirle, come è successo per la sezione femminile, con un problema, poi che si aggiunge un altro problema, perché queste persone che sono nelle sezioni devono essere dislocate in altri istituti penitenziari, dove il limite e il livello di guardia è stato raggiunto. Pisa non è che sia una situazione dissimile dagli altri carceri, certo. Cioè questo che vi dico io è una fotografia del sistema penitenziario italiano. Per certi aspetti ci sono anche delle cose chiare, chiamiamole così. Per esempio a Pisa è una delle dei sei carceri italiani che è al centro clinico, oggi si chiama Servizio Assistenza Intensiva, cambiano le sigle, fatto nel 1975, lo visiterete, uno dei fiori all'occhiello della sanità penitenziaria, dove io, che sono figlio di medico ospedaliero, no, reparto nato nel 74, è stato aperto. Quando entro lì mi sembra di essere tornato bambino quando andavo a trovare mio padre, perché voi quel trattamento sanitario non l'accettereste in un ospedale della sanità, diciamo così, comune dei cittadini. La legge prevede che la sanità sia dissimile tra la sanità penitenziaria e quella di comunità, è proprio previsto dalla legge l'equiparazione fra le prestazioni. Pisa è sede di eccellenti, no, presidi ospedalieri, quindi il problema di Pisa, se vogliamo, è anche relativo, perché queste 30 persone possono avere cure anche importanti, dentista, riabilitazione, piccoli interventi. Ora la sala operatoria è stata dichiarata inagibile perché non è più all'altezza della situazione, forse verrà ripristinata per piccolissimi interventi, ma un'assistenza sanitaria a Pisa, basta prendere un'ambulanza e andare a uno. Ce l'abbiamo, ci sono delle carceri in Sardegna dove il primo presidio ospedaliero era 1 ora e mezzo d'ambulanza. Questa è la fotografia, ce ne sono 6. Cioè, quindi, quando, se voi riavvolgete il nastro, no, dei ricordi, ad esempio il periodo Covid, vi ricorderete che dalla Sardegna fior di detenuti di una certa pericolosità, anche piuttosto, furono scarcerati. Ma perché furono scarcerati? Tutti si strapparono le vesti, furono scarcerati perché non c'è un presidio sanitario che consentiva a persone che avevano patologie importanti, soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria, di rimanere in carcere, perché fosse successo qualcosa di grave qualcuno, insomma, sarebbe finito sotto processo. E come sono uscite dal carcere? Sono uscite applicando non chissà quali norme, ma norme, insomma,
le norme sono, se uno ha la pazienza di vedere, sono 147 e 148 del codice penale. Rinvio facoltativo o obbligatorio dell'esecuzione della pena a seconda della gravità. Il nome già dice tutto. Allora, queste norme qui sono niente poco di meno che norme introdotte nel nostro ordinamento dal governo Mussolini del 34. Allora si vuole dire che oggi noi non siamo in grado di garantire la sanità penitenziaria alle persone? No, questo è il risultato. Poi sono rientrate tutti dentro, vabbè, insomma è finita anche l'emergenza, ma il problema si sta riproponendo, perché avete visto gli ultimi casi di cronaca, Matteo Messina Denaro, Grandi Bossi, cioè alla fine il fine vita arriva sempre, no? Fine pena si dice non arriva mai, perché ma il fine vita non sono queste strutture attrezzate a gestirlo se non con appoggio esterno. Quindi Pisa sotto questo aspetto qui ha questa garanzia, tant'è vero che è stato uno dei pochi carceri sicuramente del nostro distretto a creare anche una bella reazione vaccinale con una campagna di vaccinazione. Il Comune di Pisa si fece parte diligente per portare le mascherine in carcere, che non c'erano poche anche fuori, in carcere non c'era nemmeno una, era una comunità chiusa. Fosse successo un focolaio o qualcosa del genere, sarebbe successo un disastro. Mi ricordo benissimo quel periodo lì, ci fu anche una rivolta, ci furono rivolte nei penitenziari italiani per il blocco delle visite con i familiari, le telefonate, cioè c'era, la gente non sapeva. Io andai di persona insieme al direttore per illustrare anche ai detenuti cosa stava succedendo fuori, quali erano gli strumenti normativi, perché c'era anche la possibilità di poter avere in maniera molto più estesa la detenzione domiciliare, sempre avendo un domicilio, ma molti non ce l'avevano e quindi sono dovuti rimanere dentro. E il SAI è gestito direttamente dall'ASL, quindi c'è una competenza, cioè il custode dell'infrastruttura è il Ministero della Giustizia. I locali del centro clinico sono affidati all'azienda sanitaria, che distacca presso la struttura penitenziaria personale, strumentazioni, medici, infermieri in pianta stabile, specialisti che a volte vengono a rotazione. Una lacuna enorme e colossale è quella della psichiatria, perché questo un po' purtroppo va detto anche questo, perché fra le patologie, io nel 2022 di intervento, cioè di persone certificate aventi disturbi, diciamo, consistenti dell'equilibrio, sono stati 60, che è una percentuale più o meno del 20%, diciamo, della, una percentuale che è 4 volte, 5 volte superiore a quella però ecco, questa assistenza psichiatrica, sanitaria, psicologica non c'è. Ci sono tanti gesti di autolesionismo, non ci sono stati eventi suicidiari, perché c'è anche lì un protocollo di osservazione che è stato fatto con un certo raziocinio. C'era solo un caso dubbio che poi è stato accertato essere un abuso di sostanze farmacologiche e bomboletta di gas, quindi una forma di assunzione artigianale di stupefacenti, che girano all'interno del carcere di Pisa. Ce ne sono tanti, ci sono tanti farmaci che girano, e questo sfugge un po' all'attenzione di tutti, non della direzione sanitaria, perché lo vedono dalle analisi, non dalla polizia penitenziaria, perché cercano quantomeno di frenare l'ingresso dall'esterno all'interno di sostanze stupefacenti che non nascono lì. Però ecco, è un fenomeno che esiste questo, ecco, questo alcuni dicono è una piazza di spaccio il carcere di Pisa, non si sa come, qualcuno no, ogni tanto viene provato. È interessante cercare invece di capire magari come mai c'è questa, certo, questa diffusione all'interno, lavorare forse anche su questo aspetto. Si dovrebbe lavorare su questo aspetto, e il problema, cioè anche l'approccio, diciamo, di ragionamento è che poi alla fine l'interno non è diverso dall'esterno, perché noi abbiamo oggi un fenomeno diffusivo di sostanze d'abuso di svariati tipi, no? Che non sono più quelle classiche della legge del 90, eroina, oggi c'è cocaina, psicofarmaci, benzodiazepine, c'è tutta una serie di sostanze d'abuso, alcol, poliabuso,
che si mettono insieme, che vendono, anche lì si è cambiato l'identikit del detenuto, è cambiato anche l'identikit del tossicodipendente. All'epoca, nel 90, il tossicodipendente arrivava a 20-30 anni, oggi abbiamo tossicodipendenti di 70 anni. Ci sono persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, pesanti, che hanno autonomia patrimoniale per andarsela a procurare, come i ragazzini forse non hanno e magari fanno quei piccoli furti che tanto antipatici che siamo abituati a subire nelle macchine o nelle abitazioni o chissà dove. Quindi non è una situazione tranquillizzante, ma non lo è nelle piazze della città, della provincia. Questo dovrebbe suonare come campanello d'allarme. Altro campanello d'allarme che interesserà poco il comune di Pisa, ma di riflesso poi è il blocco della giustizia minorile, perché c'è una presenza in Italia di minori non accompagnati che voi non avete nemmeno idea che impatto possa avere sulle strutture di un tribunale che ai tempi d'oro, quando si viveva bene in Italia, no? Capite cosa voglio dire? È unico per tutta la Toscana, cioè qui il tribunale per i minorenni ce ne vorrebbe uno per ogni capoluogo di provincia almeno, no? Mentre prima era considerato residuale perché c'erano delle strutture familiari, se vogliamo oggi superate, che comunque facevano da contenitore sociale. Oggi un ragazzino che arriva senza genitori, senza riferimenti familiari, è una persona che è in balia della criminalità organizzata. Se non si vuole vedere questa cosa, perché poi dopo col passaggio dell'età ce lo ritroviamo a Don Bosco, ecco, non è che le comunità, il carcere minorile per come si sente noi, non esiste, non è, si chiama collocamento in comunità, sono delle piccole comunità che oggi non hanno nemmeno più posto per nessuno da quante persone di gravità non torna. Prima si chiamavano riformatori, poi in Italia noi siamo bravi a cambiare il nome, no, delle cose perché si cambia continuamente, ma la sostanza è quella. Sono i numeri che sono cambiati, perché prima alla comunità o al riformatorio o al carcere minorile passavano 10 persone, oggi ce ne passa 100, la struttura è sempre la stessa, non è che è cambiata. Lo stesso vale per il carcere di Pisa. Il carcere di Pisa era calibrato per una realtà basata sulla provincia di Pisa, quindi non è solo il carcere della città, il carcere della provincia. Nella detenzione si è sempre garantito la territorialità, non è che si può chiamare. Se non ci sono motivi di altissima sicurezza, chi ha una condanna e risiede nella provincia di Pisa va a carcere di Pisa per non recidere contatti con i familiari, per tanti motivi. Oggi sono tutti sottodimensionati gli istituti penitenziari e da lì non ci usciamo. Non ci usciamo perché, ora, io non ho, premetto questo, non ho mai avuto impostazioni politiche, ma solo giuridiche, no? Quindi quando vi dico che la legge è arcaica dal punto di vista giuridico. Se poi dopo a Roma non si riescono a cambiare, questo è un altro discorso. Ce l'avamo arrivati vicini, poi gli stati generali dell'avvocatura, forse gli avvocati se lo ricordano, era un lavoro fatto da una commissione, fatta da magistrati, avvocati, c'erano tutti i componenti, polizia penitenziaria, avevano fatto un lavoro eccezionale, però si sa bene che il carcere non porta voti, forse li fa perdere, e così vale anche per gli investimenti sul carcere, perché spendere milioni di euro oggi, nel contesto anche economico che abbiamo, per rimettere a posto il carcere di Pisa, forse viene giustamente o giustamente, questa è una valutazione politica, viene data la precedenza a altre situazioni. E quindi queste strutture qui sono sempre più fatiscenti, non miglioreranno mai, possono migliorare in termini di sicurezza, ad esempio le porte ora le hanno rese tutte automatiche, prima erano tutte con la vecchia chiave che rimaneva, io quando andavo a fare colloqui con i detenuti per un giorno mi ronzavano le orecchie perché sentivi sempre sbattere porte, no, è un po' un trattamento, una forma. Oggi questo non c'è più, ci sono sistemi di videosorveglianza, insomma ci sono situazioni che riguardano la sicurezza, quelle che riguardano sia il luogo di carcere come il luogo di lavoro per gli operatori che lavorano, sia detenuti, siamo rimasti fermi e ci fa tanto. Che prima lavoravano anche adesso, ci sono dei lavoranti interni che lavorano e guadagnano poco, però insomma poi lavorano lì, non è tanto, serve anche per dare un senso, no? A una presenza, a una giornata, per dare una regolarità anche in una vita dove insomma certe cose si devono necessariamente interrompere.
ci sono tanti giovani, quindi quando andrete al carcere di Pisa, come vedrete, un abbassamento enorme della fascia d'età, da, diciamo dai 20 ai 30 anni è la percentuale più alta, percentuale altina, cioè, e questo dispiace, perché poi alla fine credo che siano persone che avrebbero anche margini, se vogliamo, no, di reinserimento, anche di comprensione, però questi purtroppo è rimasto solo il tempo che serve per uscire fuori, e poi quando sei fuori. Posso fare una domanda? Certamente. In merito a questa, pure io dopo merito a questa situazione. Sono giovani, quindi la domanda che viene subito in testa è il tipo di reato comunque che commettono è un reato stupefacenti e reati contro il patrimonio, sono questi, cioè la grande fascia di reati è questa. Esatto. Che molto spesso appartengono allo stesso fattore ambientale, perché una cosa non esclude l'altra, e quindi diciamo noi non abbiamo detenuti di criminalità organizzata. Può capitare qualcuno che transiti temporaneamente dal centro clinico provenendo da altri istituti, oppure deve venire a Pisa a fare interventi e quindi l'appoggiano al carcere di Pisa, anche se l'intervento lo fanno a Cisanello, ecco, però stanziali non ce ne sono. Quindi i nostri sono tutti detenuti di fascia bassa pericolosità, che basta e avanza, perché quelli di alta pericolosità... Negativa, perché poi succede. Infatti, poi alla fine, cioè il girone dantesco è quello lì, perché a carcere di Volterra le celle sono singole. Io poi ho una condanna a 20 anni, ma me ne dormo da me, non è che dall'oggi al domani devo dividere la mia vita con una persona. Poi ci sono tutti gli aspetti legate all'origine territoriale, perché sappiamo tutti che ci sono delle popolazioni ostili l'una con l'altra, quindi italiani stanno da una parte, persone dei paesi dell'est Europa, chiamiamole così, hanno un odio razziale, non possono vedere una persona di colore, ma neanche che si avvicina. Le persone di colore che vengono dall'Africa, tra di loro hanno forti attriti, per esempio oggi i tunisini sono contro tutti, no? Perché gestiscono un po' anche il traffico, e quindi a volte si innestano anche situazioni dove è difficile per le attività del comune mescolare le persone, perché questi devono stare da una parte e questi dall'altra, vanno separati, altrimenti succedono risse, succedono conflitti, e, insomma, delle situazioni possono espandersi anche con problematiche più gravi, perché ovviamente questo sì, perché, certo, perché poi una certa pericolosità c'è, ecco, questo nessuno ha mai negato, perché chiaramente nessuno nega, no, che che ci siano situazioni che possono anche determinare atti di aggressività o di violenza, eccetera. Chiaramente, allora, la polizia penitenziaria sono più o meno 200 unità, non sono pochi. Io proprio è stato agente penitenziario, quindi ecco. Sa, conosce benissimo la cosa. Un pochino la realtà l'ho vissuto anche in famiglia, sia da agente della penitenziaria, sia da persona che comunque doveva svolgere un lavoro all'interno del carcere con i detenuti da gestire, le problematiche da gestire, subendo anche le aggressioni, insomma. Queste sono purtroppo, succedono anche troppo spesso, sì. Succedono spesso perché poi alla fine, cioè, rispetto al carcere di suo padre, probabilmente mancano anche riferimenti interni al carcere, perché ci sono delle persone, no, che hanno la capacità anche di, insomma, risolvere i problemi col dialogo, cioè non è che ci deve essere una contrapposizione tra guardie e ladri, per intendersi, ecco, non è così, no, c'è anche un dialogo, c'è una composizione anche di controversie che possono nascere per qualsiasi tipo di motivi, c'è anche una volontà, però a volte ci sono anche eventi critici. Senta, 200 agenti, ma su quanti detenuti? Lascio poi la parola alla consigliera. Sono circa, dunque, allora stamattina 260. Quindi 260, cioè, però è chiaro che non sono tutti in servizio contemporaneamente, no, ci sono giusti. Quindi 200 agenti di polizia penitenziaria non è che sono tutti contemporaneamente H20, fanno turni con tutti i lavoratori. In più c'è il personale civile, sono un'altra trentina di persone, per gli uffici amministrativi e altre cose. Ecco, questo è un po' il dimensione. Quindi è una piccola città, un piccolo quartiere. C'è una mensa, insomma, ci sono spazi da gestire. Infermieri. Consigliere, sì. Sì.
No, volevo, siccome io ho lavorato 6 anni in carcere come insegnante, al carcere di Volterra però, quindi conosco bene le realtà carcerarie, tutti questi meccanismi, però lei ha detto che ora il fatto del lavoro, cioè l'inserimento nel lavoro è difficile, ma perché sono cambiati i tempi, perché io l'ultima volta ci ho insegnato nel 2013-2014 e lì a Volterra, mi ricordo, c'erano diversi inserimenti lavorativi, tant'è che poi hanno aperto l'alberghiero proprio per preparare i ragazzi, cioè i detenuti, a lavorare, perché facevano le cene galeotte. Esatto, quindi sì, per prepararli proprio ad affrontare questo lavoro. E mi ricordo che almeno lì i progetti, però, ecco, come dice lei, lì le pene si partiva dai 15 anni in su, come pene, perché erano le definitive, ma qui, cioè la situazione è cambiata negli anni, cioè che non riescono qui, o perché è casa circondariale? Sicuramente perché è casa circondariale, perché come si diceva prima, diciamo il percorso di osservazione, quindi anche la valutazione della persona, se è meritevole o meno, va fatta in un medio periodo, no? Cosa che non è possibile fare nelle case circondariali per questo motivo, perché ha un inserimento lavorativo esterno può essere pari alla durata di una piccola pena, che deve avere una proiezione più lunga. Sì, ma poi li inseriscono nel lavoro dopo che hanno fatto almeno 10 anni. Quindi, insomma, e poi dopo che hanno fatto un percorso, una cosa, allora c'è una stabilità anche nel rapporto. Quindi è di collegato lavoro, alla tipologia di carcere. Però ecco, diciamo così, c'è un polo, chiamiamolo universitario, perché poi è solo iscritto all'università. Sì, i miei alunni detenuti di là, poi sono venuti a fare l'università qua, uno è venuto a lavorare, lavorava in un agriturismo, che doveva fare 18 anni così. L'altro invece 26 anni ed è venuto qui a Pisa, alla casa circondariale, l'hanno trasferito perché seguiva, forse aveva i permessi o articolo, insomma seguiva in qualche modo le lezioni. Sì, c'è la sezione della scuola alberghiera. Quindi qui c'hanno proprio il... Cioè l'alberghiera, ce l'hanno una trentina di le scuole sì, però quella universitaria che vi ho interrotto. Universitaria ce n'è 7-8. Alcuni fanno le scuole medie e superiori, insomma in totale saranno una trentina di persone. E poi ci sono problemi anche, diciamo, di conoscenza della lingua italiana, cioè c'è tutta una serie di cose che si dovrebbe partire da un istruttore, un'istruzione base. Formazione per il lavoro a parte l'alberghiero, che comunque può preparare un'attività esterna, questo può essere utile. Il problema è che anche qui queste persone, se vengono scarcerate, interrompono il percorso di studio. Magari si iscrivono, stanno qualche mese lì e poi dopo interrompono, quindi alla fine non arrivano. Infatti ci vorrebbe più un progetto di formazione professionale, cioè una scuola di mestiere, cioè idraulico, corso strutturato. Sì, una formazione finalizzata a qualche cooperativa sociale, qualcuno se la fa avanti. Cioè, percorsi brevi di studio, perché lì c'era la MOF, c'era gli istruzionatori, i cuochi, è tutto organizzato con... Sì, poi qualcuno riesce anche a trovare lavoro fuori, ma insomma... Sono casi, fanno statistica, ecco, voglio dire. Servono per tenere un livello di detenzione dignitoso, perché tutto sommato... della possibilità di studiare, insomma, impiegare bene anche più dignitoso per un detenuto. Come dicevo io, a conoscere una vita diversa da quella che hanno avuto, perché tanti, cioè, si ritrovano, è quello che io ho tirato le somme, si ritrovano in quella condizione di vita, la maggior parte perché non hanno avuto niente. Perché uno che vive ai bassi fondi di Napoli, non parliamo dell'extracomunità, però uno che vive, un bambino che vive ai bassi fondi di Napoli, con figlio di ragazza madre, che magari prostituta, che cosa ha mai visto nella sua vita se non... Sarebbe secondo me importante, ma io ne parlai anche con tanti comuni anche della provincia di questo, perché qualcuno, ora la regione toscana stava pensando di fare dei progetti, diciamo, di lavoro esterno, perché secondo me quello che poteva essere
diciamo, anche un metro di valutazione della capacità di reinserimento di una persona che non ha una residenza propria è quella del lavoro esterno, che alla fine non ce ne sono altre. Ma il lavoro esterno oggi già che è difficile trovarlo per l'uomo libero, diciamo così. L'altro o lo trova un'istituzione pubblica, una cooperativa sociale con dei progetti finanziati, che può essere anche di piccolo giardinaggio, di manutenzione degli arredi urbani, non è che sia, potrebbe essere una cosa, però alla fine questi progetti sono rimasti, diciamo, per ora così, congelati, ecco, magari verranno ripresi. Io su questo, sullo stato delle, io so che andai in audizione alla Regione Toscana e mi furono presentati come di imminente finanziamento e messa a banco. Poi l'ho saputo più o meno, si parla più o meno di un anno fa. Non è detto che magari possono uscire fuori bandi di questo tipo, perché potevano essere interessanti anche per i comuni o per le cooperative sociali utilizzare questi finanziamenti per fare una minima formazione e applicare queste persone fuori dal carcere per 4 ore al giorno, insomma, neanche per una giornata lavorativa intera. Questo. Do la parola alla consigliera Mancini. Una curiosità, dunque un paio di anni fa, forse 3, insieme ai miei studenti andammo dentro il carcere e ci fu detto che c'erano dei luoghi protetti dove c'erano gli incontri tra i detenuti e i minori. Esistono sempre? Esistono, sono desolanti, ecco. Se voi pensate di trovare una stanza, cioè la stanza c'è, ecco. Le condizioni della stanza sono perfettamente in linea con il resto della struttura. E ma quindi sono all'interno? Sono all'interno. Ah, sì. Ecco, invece io avevo capito che erano all'esterno. No, sono all'interno. Cioè, all'esterno le possono fare tramite servizi sociali, ma lì c'è una procedura diversa, ecco, perché ci vuole l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza. Se no, diciamo, come luogo in cui si svolgono i colloqui familiari ci sono delle stanze un pochino più protette per evitare ai minori anche il trauma che può derivare dal fatto di vedere il genitore, insomma, in ambienti che non, insomma, poi lei è entrata dentro la casa del carcere di Cristo. Sì, perché sì, per sì, chi sì, non c'è entrato forse non si rende conto. E ora andiamo, cioè, quando andate forse il 15 novembre. Cioè vi rendete conto che questi sono dati anche ormai pacifici, no? Perché le camere di pernottamento sono quelle dell'inaugurazione della casa circondariale. Oggi hanno abbassato la capienza all'interno di una camera, sono 2, massimo 3 persone in casi eccezionali, sono 3 metri quadri a testa, di superficie utilmente fruibile. Si parla di questo, quindi voglio dire, noi siamo abituati ormai, le dimensioni delle case sono sempre più ristrette, però insomma 3 metri quadri è un letto senza neanche un tavolino per poter leggere un libro, ecco. Che ci sarebbero libri anche da biblioteca fornita, insomma, quindi le condizioni sono queste. Prenotata la adesso puntualizzare alcune cose, visto che io dal 2007 entro lì dentro, quindi allora la sala, mi riferisco subito all'ultima cosa che aveva chiesto la consigliera, si chiama Sala delle Nuvole ed è stata per i minori, e quella comunale è aperta un giorno a settimana dietro prenotazione, quindi il genitore, il figlio minore deve fare domandina per poter far entrare il figlio minore con la famiglia in questa stanza, che è stata ristrutturata prima del Covid a spese del Centro Generale Femminile. È stato il CIF che ha ristrutturato, fornendo anche un minimo di alleati. Per rispondere anche a, no, rispondo, insomma, aggiungere qualcosina a quello che diceva anche la consigliera Lanza, il carcere, lei è assolutamente ragione, il carcere di Volterra è una cosa, una realtà completamente diversa, come giustamente diceva, lì c'è un territorio che sa di avere a che fare con un penale, quindi con persone con pene molto lunghe che quindi possono accedere al lavoro esterno quando hanno ancora 5-6 anni alla fine della pena. C'è un territorio che va, insomma, lo dico perché attualmente mi sto occupando di un po' di cose di questo tipo, inserimenti appunto negli agriturismo, come lei citava, i ristoranti e quant'altro. Qui la faccenda è completamente diversa anche per quello che diceva l'avvocato, cioè le pene sono molto brevi e sono queste porte girevoli che ovviamente si entra e si esce così, e quindi diventa appunto molto difficile trovare un lavoro. Io quello che vi dico, vi lancio questo invito,
e perché è dal 2016 che con un accordo con l'Ateneo noi portiamo persone, l'associazione porta persone all'orto botanico a fare lavori di pubblica utilità. Quindi sul lavoro di pubblica utilità si potrebbero dire tante cose che sicuramente gli avvocati presenti potrebbero dire meglio di me, però ecco lì se considerate il periodo di un anno e mezzo di Covid, quando è stato tutto chiuso, dal 2016 a oggi le persone che avevano il titolo sono passate lì a fare un lavoro a costo zero, perché quello che diamo è semplicemente e giustamente l'assicurazione, sono più di 200. Queste persone sono in teoria a vario titolo, si va dal codice della strada shock, certo, i classici 4 mesi, a persone che hanno per esempio l'ergastolo, hanno avuto la possibilità, superati i soldi 26 anni, escono, lavorano all'esterno, ma il giudice ha imposto anche una misura di lavoro di volontariato, quindi sono quelli che vengono a lavorare gratuitamente lì. E insomma, io penso, ci volete venire a trovare una volta, sarebbe un piacere, però cioè, per capire che insomma poi il territorio si attiva per queste cose. E un'altra attività di questo tipo ce l'abbiamo più piccolina qui al parchino di Cosme Damiano in via Sant'Antonio, e quindi volendo potrebbe essere questo. L'altra cosa che volevo dire è che la situazione puntualizzare un pochino meglio, proprio perché allora io prima di venire qua ho chiesto a tutti, ai detenuti, alla rieducativa, agli agenti della penitenziaria, c'è una paccata di criticità che evito di dirvi, se no ce ne andiamo via fino a chissà quando. Però allora sicuramente una criticità è la struttura, come diceva l'avvocato. Cioè, se voi pensate che la sezione dei semi liberi al quale lei faceva cenno, stanno poco in cella, ma quando ci stanno di notte sono costretti a tappare le turche, certo, perché non hanno mai sono le turche in fondo al letto, e sono costretti a tapparli con le bottiglie dell'acqua e gli stracci girati intorno, perché sennò di notte escono i ratti muoversi. Quindi questa, e dobbiamo parlare dei cimici, siamo usciti ora, sono usciti ora da una disinfestazione, è tutto che è giusto, avvocato, si non è che dico. Quindi ecco, sicuramente questo è, insomma, cioè gli aspetti sono veramente tanti. E l'ultima cosa che puntualizziamo, cioè quello, i numeri che ha dato l'avvocato, cioè del fatto che qui a Pisa sono circa il 70% sul posto di prendere, che non è la percentuale generale italiana, perché è un pochino diversa, così come circa il 60% sono extracomunitari qui. In Italia sono diverse, perché un terzo sono gli extracomunitari rispetto al totale. Certo. Qui è così per una serie di ragioni, vanno dal fatto che c'è un piccolo aeroporto dove purtroppo io penso appunto il consigliere possa comunicare, e poi il porto di Livorno, cioè lì è quindi questa grossa afferenza di 60 stupefacenti fa sì che poi i reati di coloro che sono dentro, questi sono, ecco, volevo solo dire questo, ecco, a completamento un po', certo, della cosa. Avvocato Contini, lei si era riprenotata? Sì, lo fare anche con il... No, io ringrazio insomma Marchesi e Diallo per la discussione. Volevo tornare solo su due cose. La prima riguarda quello che il Comune effettivamente può fare per cercare di comunque in qualche modo attenuare questi disagi di queste persone, di cui comunque anche il Comune si deve prendere cura per quanto appunto, stando su questo territorio. Dal primo punto di vista mi chiedo quindi, per esempio, se anche per quanto riguarda i familiari che vanno a trovare le persone detenute, ora si è parlato dei minori, che sembra insomma la descrizione sia piuttosto avvilente, che sì, insomma è un'ulteriore compromissione del diritto del minore o anche della persona detenuta, ma vabbè. Però c'è anche proprio un aspetto legato a tutte le persone che vanno a trovare, cioè che è noto che insomma sono costrette a fare una lunga fila ad attendere senza che ci sia una struttura esterna di accoglimento di queste persone. Ecco, io penso che su questo il Comune si debba anche fare portatore di queste esigenze strutturali, così come su quello che veniva descritto ora situazione tremenda delle persone appunto che vivono nella zona, diciamo, per i semi liberi.
Ecco, anche su questo il Comune secondo me dovrebbe portare avanti un impegno a cercare una via emergenziale, quale è quella che c'è stata descritta oggi, una struttura alternativa, facendosi portavoce eventualmente di fronte a un Ministero della Giustizia sordo, perché questo deve fare il Comune, cioè se no il principio di sussidiarietà ce lo scordiamo tutti, cioè il Comune ha un ruolo di interfacciarsi con le altre istituzioni sopra di lui, se ci sono dei problemi a livello territoriale e locale che vanno a incidere sui diritti, sempre, ma a maggior ragione si vanno a incidere sui diritti fondamentali delle persone. E mi chiedo, il Comune ha avviato dei percorsi per facilitare il trasferimento in libertà? Per esempio, un problema banale, che banale non è relativo anche alla gestione burocratica a cui queste persone vanno incontro. C'è un modo per accedere all'anagrafe facilitato per queste persone? C'è un modo per accedere a delle agevolazioni per trovare delle situazioni abitative che possano consentire, diciamo, rifarsi una vita? È vero che sono pene brevi, su cui per carità sicuramente diciamo le pene per reati più gravi, i percorsi che fanno le persone sui reati più gravi sono diversi, però comunque sempre quella è diciamo la strada che bisogna seguire. Quindi io penso che il Comune, visto che insomma abbia una sua responsabilità politica, abbia un suo ruolo da giocare in questa situazione, e che sia necessario chiederselo un po' sempre, non solo quando si parla di detenuti, scusate, un po' fuori tema, però abbiamo parlato dei minori, cioè giustamente la consigliera diceva il minore se viene, e anche l'avvocato Marchesi, se il minore è un minore non accompagnato, se il minore è un minore che si trova in una situazione di non avere una struttura, sappiamo tutti bene che c'è, come Mario Di Meno si parlava anche nelle precedenti discussioni, che c'è una situazione dove questo comune non si riesce a far carico di 27 ragazzini non accompagnati. Quindi chiediamocelo oggi dove li mettiamo, perché se li mandiamo nel posto di San Rossore da soli e senza nessuno, domani li ritroviamo al carcere Don Bosco. Questo è quello che faccio io. Sì, grazie Presidente. Allora ringrazio la Presidente di questa commissione, anche del garante delle persone prive di libertà, che appunto ora è andato in scadenza ovviamente nella data, però insomma come abbiamo sempre fatto, ovviamente finché non viene nominato, insomma a breve lo sarà. È la persona di riferimento, insomma lo è per tutti i garanti, perché ovviamente finché non c'è la persona nuova, la persona di riferimento che ci viene a raccontare un po' anche uno status generale, anche di passaggio, poi di eventuali consegne che verranno date. Io penso questo, visto che insomma ne ho visti passare un po', interessante capire un po' la commissione, no? Il ruolo della commissione che deve avere. Ho avuto i vari passaggi, anche l'altra consiliatura non era molto propensa a parlare, diciamo, di alcune questioni della casa circondariale, insomma lo voglio dire onestamente, perché anche per capire poi come vogliamo partire e come vogliamo organizzarci. Le associazioni che avevano fatto parte anche di un lavoro all'interno, diciamo, e che il garante molto spesso chiedeva anche di riconvocarli, no? Per cercare anche a volte di capire quali fossero alcune criticità al netto della pandemia, ora lasciamo un attimo, no? Sempre colpa della pandemia, non va bene, no? Cioè, chiaro, è stato un periodo in cui tutti ci siamo fermati, figuriamoci le case circondariali. Però è stato interessante anche a volte quando le associazioni sono venute a capire un po' con la commissione come poteva essere, come lavorare su alcuni spunti. Io mi aggrego anche ai consiglieri che hanno avuto insomma rapporti familiari con il mio, io sono figlia di un magistrato di sorveglianza, quindi cioè nel senso non solo a casa ma proprio cresciuta negli ambiti proprio di cui avete raccontato prima, quindi bene anche che queste vite, diciamo,
perché non sono banali a crescere anche in famiglia con alcuni aspetti che ti vengono raccontati, di cui anche diciamo ti porti dentro, no? Anche con i vari sviluppi, non lo dico perché per colore diciamo e di quello che avete raccontato voi. Il problema della pensilina, che non si è chiamata più pensilina, che è stata portata all'attenzione ora dall'interpellanza, è una cosa che sa dell'incredibile, cioè sa dell'incredibile, perché questo lo voglio dire, perché è uno dei punti in cui chiederei formalmente alla commissione poi e insomma all'assessore che sarà poi anche convocato ufficialmente, anche per fare un percorso diciamo insieme chi poi si occuperà di questo, perché quando siamo entrati il primo giorno noi avevamo 5 anni fa avevamo chiesto davanti al garante, visto che le azioni erano già in corso, di poter concludere questo passaggio. Io ve lo dico, ma non perché ripunto il dito, perché non mi interessa, francamente non mi interessa, ma perché questa commissione attraverso il presidente aveva portato all'attenzione un disegno, un progetto, e l'abbiamo portato in consiglio comunale, siamo andati a dire appunto che non era più una pensilina perché volevamo fare un parco lì davanti, perché forse la pensilina non bastava. Insomma, mi ricordo che anche altri consiglieri, anche insomma la consigliera Mancini lo ricordo perfettamente, perché era una questione anche di spazi comuni, quindi abbiamo fatto un lavoro importante. Poi è venuto fuori che non era più competenza della seconda, perché era un progetto, la doveva andare in prima. Insomma, dopo 5 anni ed è stato accusato fortemente perché il primo giorno ci dissero non l'avete fatto voi, lo facciamo noi in tempi europei. Dico questo termine per capirsi, perché, ma noi l'avevamo iniziato nel 2017 con un percorso di sopralluoghi, avevamo portato e consegnato a nostro avviso insieme al garante precedente, che poi l'ha presa lui in mano, quello che poteva essere fatto sicuramente in un giro abbastanza breve, per una volontà ovviamente politica, ma non solo, anche lo dico perché è una delle cose che sa delle incredibili, perché sembrava che tutti fossero d'accordo, ma in realtà non si è potuto portare avanti, ed era una cosa abbastanza semplice, perché comunque anche abbiamo chiesto anche fondi, anche dei fondi esterni, perché potesse essere anche un lavoro fatto a più mani, perché capivamo, no, che potesse essere. Poi alla fine come costi anche progettuali non c'era niente di sconvolgente, ma solo che invece di fare la pensilina lunga a mezzo alla strada, perché non si poteva fare, si erano già diciamo espressi anche la sovrintendenza, quindi quella pensilina lì fuori lungo la strada non si può fare, quindi la parte esterna era quello di fare un gazebo un pochino più diciamo organizzato, strutturato, aperto, chiuso, insomma era molto semplice, l'abbiamo fatta al Parco Mao, insomma a 3 balletti, un gazebo così, dove c'era anche un tavolo, delle sedie, e poi è venuto fuori il bagno, e poi, ma no, era una cosa semplice, invece di stare lì, vabbè, ora è inutile stare in up perché non voglio perdere tempo, non mi voglio tediare, ma vi voglio informare, questo è importante quando si inizia una commissione, visto comunque la presenza anche volontaria, che ringrazio, dell'assessore. Quindi diciamo che per esempio questo è un punto, lo vogliamo portare avanti, vogliamo farci la battaglia, decidiamo, cioè lo tengo al punto dell'ordine del giorno, poi sicuramente ci saranno altre cose che su questo tema. L'altro tema, quando abbiamo fatto le prime sopralluoghi per i bagni delle donne, abbiamo fatto una battaglia enorme e l'abbiamo anche portata a casa, lo dico perché non è stato semplice vedere quei bagni in quelle condizioni per le donne in modo particolare, è stata una battaglia enorme, era impossibile vedere quei bagni. Quindi perché lo dico? Perché lasciamo da parte la politica da un certo punto di vista, e ringrazio anche la consigliera Orlanza, che perché le cose che ha detto per alcuni non erano così scontate, anzi c'era un po' di dire ma insomma sono persone che sono lì, noi tante volte abbiamo spiegato ma perché sono lì, a volte sono lì perché
E mi ricordo che qualcuno diceva, a volte un po' di fortuna nelle famiglie e nella vita delle persone, ragazzi, perché ci si può trovare tutti, i nostri figli, nella situazione in cui siamo ora, e ti arriva la telefonata, appunto, e non voglio aggiungere altro, nonostante che tu ci abbia investito tutto quello che vuoi, ma funziona anche così, perché la vita in questo momento è per tutti così. Quindi, soprattutto per alcune te fragili, per alcune situazioni, dobbiamo essere certi che comunque alcune situazioni possono essere donne, no? E sul lavoro, questo lo sa anche l'assessore perché l'ha seguito tante volte, anche in tempi passati, anche in altre veste, tanti progetti c'erano in campo e tanti sono andati un po' a morire perché non rinforzati, perché appunto alcune volte anche la frase trovare lavoro a loro, c'è tanta gente che non c'ha lavoro, cioè ragazzi, allora se in questa commissione decidiamo che alcuni aspetti sono importanti perché ci vogliamo investire, perché ci crediamo, scegliamo due cose, perché tre sono troppe, due cose su cui insieme, quando arriverà anche, no, il comune a informarci, ci dirà anche un po' le loro cose che vorranno portare avanti, insieme al garante nuovo, alla garante, perché può essere anche donna, e perché potrebbe essere anche donna, lo dico così, ma insomma è giusto per dirlo, e non la precludiamo questa cosa, almeno non noi, e penso che possiamo decidere insieme un percorso, ecco. Per volontà, nell'altra commissione c'era un momento in cui la polizia giudiziaria doveva essere anche un po' tutelata perché c'erano situazioni diverse, quindi alcuni consiglieri hanno voluto più affrontare la parte dei sindacati, che comunque è stato un percorso interessante, i suicidi non sono stati banali, no, in quegli anni, quindi l'aspetto è stato anche quello di far uscire un documento, l'abbiamo fatto, abbiamo portato a un consiglio comunale, quindi questa volta possiamo magari provare a ripartire cosa c'era, cosa c'è e soprattutto in cosa noi insieme vogliamo investire. Ecco, lo dico perché la volontà politica l'altra volta un po' ha tentennato, quindi per non dire altre cose, perché ora non mi sembra corretto nemmeno riniziare a rimangare, facciamo quello che si deve fare, la pensilina è una è questa, e concludo con la parte sanitaria, il fiore all'occhiello della casa circondariale, che finché ci sono le persone che sono anche in grado di gestire, di portarle avanti, bene, ora ci sono grossi problemi. Questo investo anche la parte ASL, la parte territoriale, anche su questo credo che dovremmo capire meglio. Sulla giustizia riparativa tante volte abbiamo accennato quanto serve per non arrivare al secondo stadio. Ecco, noi pensiamo che tutte queste tappe facciano parte di un percorso, la commissione ne può essere da regia, non dico che debba essere per forza quella che decide, ma sicuramente da regia sì. Credo che aver già invitato il garante qui, anche se a fine, anche se a conclusione, aver già stabilito una diciamo entrata, un sopralluogo, magari capire anche le associazioni un po' come si muovono, magari anche per conoscere alcune cose, credo che sia diciamo una buona partenza. Io aggiungo due parole all'intervento della consigliera Scognamiglio, perché la questione della struttura esterna, sì, al carcere, proprio dedicata all'attesa dei parenti, comunque degli amici, dei familiari di chi è in carcere, è un progetto che era già stato trattato anche nella scorsa legislatura e che sicuramente aveva riscontrato dei problemi anche economici, perché sono stati fatti più incontri con la Fondazione Pisa, però il progetto, se non ricordo male, doveva superare, mi sembra, i 450.000 euro, una roba del genere, quindi il costo eccessivo, questo come lo volevano fare, io sto dicendo questo per arrivare a dire altro, poi ho preso il giro largo per arrivare per capire che comunque ad oggi c'è comunque l'interesse di realizzare la struttura, ma ovviamente cercando di andare nuovamente alla fondazione chiedendo un supporto sia economico, insomma un contributo per riuscire a realizzare la struttura, magari arginando i costi, cercando di ridimensionare un pochino la forma del progetto, però senza perdere l'opportunità di garantire un servizio in più a chi
ovviamente ha necessità di essere tutelato anche dal punto di vista della privacy, io capisco tutto. E non sono d'accordo quando si dice anche sul reinserimento al lavoro di queste persone, no, anziché sì. Cioè, a mio avviso bisogna vedere anche la gravità del fatto che una persona commette, no? Del reato che ha commesso. Quindi perché no? Se sono reati che hanno diciamo un'importanza minore, non sono così gravi, il reinserimento anche graduale ci deve essere, perché alla fine sennò non si può pensare di lasciare a se stessi tutta questo numero di persone senza doverle poi reintrodurre in un percorso sociale, lavorativo e comunque comunitario della comunità. Quindi ecco, da parte dell'amministrazione sicuramente gli interventi da fare su quello che riguarda anche la struttura saranno presi a carico e portati avanti, ripeto, ridimensionando un pochino l'impatto economico e dei costi, perché quei costi lì sono veramente eccessivi. Si può arrivare allo stesso risultato cercando di, come si suol dire, no? Dare un colpo al cerchio e una alla botte, cercare di ottimizzare arrivando allo stesso risultato. Quindi questo è quello che mi premeva dire. Posso aggiungere? Sì, senza ricollegarmi un attimo a quello che ha detto il commissario Stoglianini. Avendo vissuto l'esperienza lavorativa nel carcere, quindi l'unica cosa, secondo me, la commissione deve lavorare in questa direzione. Da un lato, appunto, il casottino per consentire alle famiglie di poter attendere la visita, da un altro lato cercare di spingere sulla costruzione di programmazione di progetti che vedano impegnate queste persone all'esterno, progetti che magari non la remunerazione, perché comunque già in carcere si parla di meno di 5 euro l'ora, 2,5 quindi quindi questa è alla fine la busta paga per le sigarette. Quindi è quella là. Ma dei progetti c'è, che appunto utilità sociale, naturalmente sappiamo pure che il detenuto arriva a lavorare dopo screening di essere seguito da educatori, psicologi, psichiatri, poi il giudice di, perché se ti scappa, se il detenuto ti evade o fa qualcosa, ci va di mezzo il giudice di sorveglianza, cioè è tutto il meccanismo. Quindi prima che si possa, quindi non è così facile. L'unica cosa, noi potremmo studiare qualche progetto di utilità sociale, anche la pulizia di un parco, perché poi lì deve vedere se possono utilizzare l'attrezzatura, non l'attrezzatura. Io mi ricordo quando entravo in carcere non potevo portare molte penne, cioè era chiavetta, niente, busta dei libri trasparente, c'era proprio la busta della Coppo, niente cellulare, i CD non ne potevi portare, cioè è tutta una, quindi una volta fu staccato un pezzo di banco che poteva essere un'arma per quel pezzetto di banco di sopra, la rivolta del carcere, perché poteva essere un'arma. E quindi però noi penso che la commissione si potrebbe impegnare in questa, anche non lo so, aiuto agli anziani, cioè la butto lì, c'è qualche progetto, i lavori poi socialmente utili, quel reinserimento nella società graduale, anche quello che fa il traffico all'uscita dei bambini della scuola, cioè delle cose, un'ora, due ore. Perché poi bisogna considerare, perché comunque se li reputano adatti alla vita, diciamo, al reinserimento, vanno trasferiti a piedi, non hanno bisogno di essere. Comunque, se posso aggiungere una cosa, queste cose qua sono assolutamente fantastiche. Ci sono, perché è stato fatto dall'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna recentemente, un paio di anni fa, un censimento delle associazioni, degli enti che si fanno carico di appunto far svolgere ore di lavoro di pubblica utilità o di volontariato, del quale parlavo prima, quindi di persone che scontano la pena in un altro modo, magari lavorano all'esterno. E sul territorio di competenza del Tribunale di Pisa
sono più di 200 e a queste si aggiungono alcune grosse cooperative sociali che, essendo cooperative di tipo B, assumono con sgravi fiscali persone che le hanno descritto così bene. Quindi io penso per esempio a quelle con le quali collaboriamo abitualmente, che sono Babeli, che conosce tutti, Arnera, e il simbolo che è stato audito anche a proposito dei minori non accompagnati. Quindi c'è, cioè, questo lavoro c'è, cioè, assolutamente, ed è, anzi, sarebbe auspicabile che si incrementi in quella direzione proprio che dice lei, che è la cosa più... Se non sbaglio, verso San Piero c'è una cooperativa agricola. Ma sono quelli che fanno al centro... Cioè la casa di Piero? No, no. C'è il centro Avanzi, che fa delle cose, lì all'università... Sì, ma l'università prende persone, cioè l'università prende persone... Noi abbiamo un detenuto che si è laureato poi in agraria, che a parte non l'ho assunto dopo, perché era particolarmente bravo, però si è laureato nel frattempo... Sì, io ne avevo uno che alla fine ha studiato scienze, però a Volterra, scienze infermieristiche a Siena, sta facendo tutti i concorsi, master in, io glielo dissi, tu sei una mente, lo devi fare in un altro modo, non così, cioè ora sta facendo i concorsi perché le pene che aveva erano pene che comunque ha avuto la cancellazione della fedina penale, perché erano... la macchinetta rubava la macchinetta delle sigarette, cioè questi furtarelli, proprio cose così. Quindi però, cioè, il caso c'è, un ragazzo proprio in gamba, quindi qualcuno si può salvare realmente, qualcun altro, cioè. Però questa noi... Lascio la parola alla consigliera... Quando si parla di carcere io ci ho lasciato il cuore. Alla consigliera Pagnin e poi Avvocato Contini, se non ci sono altre domande andiamo a conclusione. Sì, grazie. Io sono oggi in questa missione, mi fa molto piacere sentire insomma, un atteggiamento così anche propositivo e mi sembra anche diverso da quello che avevo percepito appunto nel passato. Anch'io ho insegnato qui a Pisa e conosco invece bene la realtà di Volterra per altri trascorsi di tipo teatrale, di altre esperienze che non riconosco. E mi sembra che quello che è stato detto di mettere in campo sono tutti elementi importanti da sottolineare. Il primo, l'aspetto del progetto, direi che debba trovare assolutamente, Presidente, una concretezza, come le diceva, come diceva anche la consigliera Scognamiglio, rivedendo una proposta concreta che possa anche a livello essere sostenibile anche a livello economico, ma metterla effettivamente in campo. Questa progettualità sicuramente importantissima da tenere, questa, dicevo, delle varie associazioni, rapporto, perché magari è registrato, non vedono i gesti, quindi io ho dato per scontato che si capissero, quindi invece riuscire a appunto seguire questo aspetto. Però mi sembra, l'avvocato stesso ha detto, c'è una parte del comune che forse a me dall'esterno sembra ancora più semplice da attuare, perché riguarda proprio le azioni del comune, quindi non so, la parte burocratica, la parte, si diceva, dell'anagrafe, di tutti gli altri aspetti che possono servire in questo frangente, lì penso si tratti insomma di mettere in moto un meccanismo, non c'è da andare a lavorare su progettualità particolari, da investire particolari risorse, no? Da quel che mi pare di capire, quindi questo secondo me è un aspetto che il comune potrebbe seguire l'amministrazione in maniera chiara. E poi questo forse non, cioè, è a margine, ma è proprio all'interno di questo discorso, a me colpisce veramente molto il tema dei minori, che come si diceva sono tanti, se non sono recuperabili i minori allora siamo veramente, e io trovo in piena consonanza, mi sono già espressa in consiglio, però ecco, mi piacerebbe che la commissione potesse spingere anche a ragionare di nuovo in questa dimensione. Sanno sole, collocazione, si è trovata provvisoriamente, e già rientravamo nel discorso che provvisorio non deve più essere nulla, perché ormai questo l'abbiamo capito. Ma siccome è collegato strettamente, finisco subito, volevo dire questo,
però pensiamoci, perché proprio l'isolamento, il non poter far parte di una realtà sociale che poi li porta per forza a essere fuori e poi li porta in questa situazione. Io i numeri esatti non li sapevo, ma io credo che sia una realtà da prendere davvero molto in considerazione, quindi vista la sensibilità della commissione, che mi pare di percepire, direi anche questo aspetto di non trascurarlo. Per quanto sulla trascuratezza penso era nel senso di tenerlo ben presente e continuare a lavorare anche su questo, perché io lo capisco, no? Che di primo acchito dice ma è un posto bellissimo, sì, per me è un posto bellissimo, se ci vado e ci sto così, e invece vivere totalmente isolati li porta poi a trovarsi nelle situazioni che abbiamo visto. Grazie. Sì, io ve lo scuso, scusate, un'ultima cosa era questa. Il comune può fare anche questo, può insieme alle associazioni, insieme all'assessore di riferimento ovviamente, noi l'assessore Lambaccini allora, che chiaramente ricordiamo sempre, e all'assessore Poli noi tante volte abbiamo chiesto una sorta di progettazione anche che arrivasse insieme per poter arrivare a fare un'azione, perché il comune, se no la relazione del garante a cosa serve? Mi sono sempre posta questo problema. Cioè se ogni anno fa una relazione la porta al consiglio, cioè non è che soltanto ci sono delle azioni che uno deve dire vanno bene o non vanno bene, no, il Comune di Pisa può decidere insieme alla progettualità comune di proprio anche fare dei bandi per cercare di convocare, magari riunire alcune associazioni per fare quell'azione che in quel momento si ritiene una priorità. Cioè, ci sono in campo tante cose, non è solo una questione, anche perché se le risorse che il comune ci vuole mettere sono 0,01, beh, decide così, utilizza le associazioni che sono anche in un territorio insieme alla coprogettazione che fa insieme all'assessore, perché se o insieme chiaramente al consiglio. Questo è importante perché da qualche parte si deve tirare la coperta, se no, ecco, siccome ci sono tante forze in campo e che già lo fanno, rendere diciamo agibile questo vuol dire avere un cappello che è proprio quel cappello che il garante ha, perché se no le due cose insieme non possono andare avanti. Questo scopriamo. Grazie consigliere Antoniamiglio. Avvocato allora ringraziamo il garante, l'avvocato Marchesi. Posso fare una cosa finale? Sì, così chiariamo anche il discorso famoso del gazebo, dell'assistenza, sì. Che poi l'ho vissuto in prima persona. Allora, chiaramente l'amministrazione, la parte politica della città, prenderà le determinazioni nel loro interno. Io, facendo diciamo da tramite fra il carcere e la società civile, mi faccio portavoce di quello che mi dice la direzione del carcere. Loro avrebbero estremo bisogno di avere almeno 8-10 posti di lavoro esterni sui quali far ruotare non tutti i detenuti, attenzione, ma quelli meritevoli di un percorso che hanno dato buona prova durante il periodo di detenzione, proprio per creare quello scivolo, quel cuscinetto tra la detenzione e la libertà, perché altrimenti oggi si esce dal carcere da detenuti e poi si diventa improvvisamente uomini liberi. E questo credo che possa essere un indirizzo per la politica che verrà, perché se c'è un'istituzione o una cooperativa sociale d'intesa con le associazioni di volontariato che prendono in carico uno o due persone per ciascuna realtà, ma non c'è necessità di lavori di alta specializzazione. Basta un'attività esterna che è un po' un banco di prova per l'atterraggio della persona che arriva comunque a fine pena e che ci ritroviamo uomo libero dopo, inevitabilmente. Per il discorso poi della struttura esterna, allora la struttura esterna sarebbe stata finanziata al 100% dalla Fondazione Pisa. Personalmente ho assunto questo impegno con il presidente, che è sensibilissimo, l'avvocato Stefano Del Corso, aveva preso a cuore questa cosa qui. Ecco, se l'unica, è chiaro che è un progetto, la Fondazione Pisa chiaramente non ha avuto luogo quello proposto per i costi, che erano molto più superiori diciamo a ogni aspettativa e via dicendo. Ma non è
La progettualità è importante perché è una zona vincolata dalla soprintendenza, quindi sono stati dei problemi, questo è un problema serio da risolvere. Ricordi ci sono stati problemi che no, alla serie scorsa consigliato, sì, quella era nella mia e l'avevamo esatto già superata, sì, capito? Poi, però lì mi ricordo che non si fece proprio perché c'erano a un certo punto, eravamo quasi, quasi alla fine, poi c'erano dei vincoli che sì, c'erano vincoli di soprintendenza, sì, che possono essere superati, ecco, cioè, esatto, cioè, perché c'è l'acquedotto. Esatto. Sì, ma perché ci volevano fare un bagno dentro, certo, che nessuno aveva chiesto. Però, ripeto, no, lo dico perché se dobbiamo ripartire così io me ne tiro fuori. Cioè, voglio dire, cioè, facciamo una cosa semplice. Certo, esatto. Allora, io faccio da portavoce. No, hai ragione. No, no, faccio da portavoce nel senso che la finanziabilità del progetto, c'è un impegno che sicuramente Stefano Del Corso manterrà, di riportarla all'attenzione della Fondazione Pisa quando decide i finanziamenti per la città. Quindi non è un progetto tramontato e sarebbe a costo zero per il Comune. Quello che è mancato nella progettazione è il raccordo fra chi ha progettato e la direzione del carcere di Pisa, perché questo progetto qui non era coerente non solo con la vetustà dell'edificio, perché io non posso fare un 5 stelle esterno e una vetro elettrica dentro, no, mi sembra che sia un contrasto stridente di questo tipo. E la funzione non era solo, attenzione, questo è un passaggio importante, non era solo quella di ospitare degnamente familiari in visita, che è un dovere proprio che tutti noi, ma era anche uno strumento attraverso il quale consentire ai detenuti di mantenere l'opera, con l'opera di pulizia, di manutenzione ordinaria, quindi è un'opera che sarebbe servita, sarebbe entrata nel circuito del trattamento penitenziario. Questa era la filosofia. Poi dopo è stata, il progetto era veramente troppo sovradimensionato rispetto alle necessità e alle esigenze, ma non è un progetto tramontato, quindi se c'è la volontà di riprenderlo in mano è un progetto che va discusso, però a quattro braccia, diciamo così, con la direzione del calcio. Questo è. Poi la Fondazione Pisa è disposta a finanziarlo, chiaramente non a quei livelli lì, ma insomma a quello che è. Trova un tetto un po' più basso, diciamo la metà di quella cifra che è stata data. Io volevo fare una domanda, se posso, certo, visto che ci ho vissuto 3 anni in carcere, come all'inizio, come Guardia America e poi come chirurgo che è andato con Alessandrini a operare il centro clinico. Lei ha detto che è disuso, non è, può essere utilizzato, ma ci sono delle prospettive per che venga realizzato? O non dunque, loro, allora, diciamo che siccome sappiamo tutti le norme europee sulla sicurezza degli impianti e via dicendo, chiaramente nessuno si sente la responsabilità di fare un intervento, un'anestesia totale all'interno del carcere di Pisa se non c'è un reparto di rianimazione o d'emergenza. Possono arrivare a sfruttarla per esempio per piccoli interventi ortopedici. Quindi è stata bloccata per questo motivo. È stata bloccata per questo e poi perché i macchinari non sono più, diciamo, sono abbastanza vecchi. Certo, una tacca a Pisa. Regalo dell'ospedale la prima, di Massa. La prima cosa circondariale è stata la TAC. Esatto, poi anche quella è stata. Era un centro di rilevanza nazionale. Esatto, sì, ma lo è tuttora perché sono 6 in Italia. Capisci? E quindi quelli sono. Quindi ecco, sarà insomma dedicato a tutti. Però svolge una funzione importante perché quantomeno per i detenuti, poca prevenzione, ma quantomeno se succede qualcosa c'è un presidio sanitario H24. Questo, che nelle altre carceri non c'è, devono chiamare dall'esterno soccorsi, le ambulanze devono essere censite con la targa, si perde un sacco di tempo, un infarto in carcere è letale, ecco, questa, perché non c'è la capacità reattiva per un soccorso esterno. A Pisa un po' meno perché c'è l'ospedale lì accanto, se abbiamo fatto l'esempio della Sardegna, ma ce ne sono tanti altri, in Sardegna sono 4, più vicino è 1.5 ore di macchina da casa. Siamo arrivati al dunque? Hai capito? No, ma hai capito qual è la. Ci sono comunicazioni, se non ci sono. Postissimo. Con cui ci sono comunicazioni da fare? Sì, io sì, se con Jedi però gli ospiti perché sì, è proprio di commissione. Ah, okay, benissimo. Roba vostra. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie. Arrivederci, grazie. Buone cose, Arrivederci. A dirla, grazie. Arrivederci. Grazie per tutto quello che ha fatto questi 5 anni. Grazie di cuore.
Sì, faccio presto. Dunque, io volevo chiedere, dunque, avrei potuto mandarla direttamente, ma preferivo, diciamo, parlarvene un secondo. Allora, è arrivata un'istanza da parte del presidente della Croce Azzurra, del Paolo Malacarne, non solo a lui, con Croce Rossa, Pubblica Assistenza e Misericordia, un'istanza al Comune di Pisa di chiedere, diciamo, la possibilità, insieme alla ASA, la Società della Salute, di provare a mettere su una progettazione, una coprogettazione, insomma, visto anche le norme vigenti, su una possibile, diciamo, collaborazione per interventi sul litorale, no? In maniera più circostanziale, insomma, rispetto a tutto quello che già sappiamo, l'utile che entro nel mezzo. Questa istanza è arrivata già da più di un mese, e però non c'è stata risposta. Allora io ve la girerei, perché in realtà l'ha mandata al sindaco, ma insomma io la volevo poi condividere anche con tutti voi, con la presidente ovviamente, la vicepresidente, i commissari, perché credo che sia opportuno, ma al di là poi delle scelte che verranno fatte, di ascoltare i quattro presidenti, diciamo, Croce Azzurra, Croce Rossa, Pubblica Assistenza e Misericordia. Misericordia, insomma, c'è anche funzione, tutto quello che sappiamo, per capire. Poi c'è anche un articolo del giornale, non so se ve lo ricordate. Io vi manderei questa, però ve la volevo prima dire, ve la mando come richiesta di argomento, possibilmente, se fosse possibile, visto che, come ci eravamo detti all'inizio, lo dicemmo anche alla riunione come ufficio di presidenza, quando c'è una festa, in questo caso che cade nella nostra giornata, di avere la possibilità, no, anche un fuori quota in più, che può essere una data, insomma, sempre condivisibile, ormai le abbiamo viste, può essere mercoledì alle 10 per farne due, se la presidente Giatuma era libera, se no giovedì alle 2 quando esce da lavorare, una di quelle date, insomma, che l'una e mezza, quelle date in più, insomma, da poterla avere, perché chiaramente so che c'è già un bel pieno di cose, poi inizierà il bilancio, quindi non voglio tediare, però oggettivamente, se non riusciamo a entrare un po' entro dicembre in questo meccanismo, anche o novembre, diciamo ora, perché poi le possibilità del bilancio ovviamente sono quelle, ma anche se non fosse del bilancio, capire in questa commissione tutte le volte che si dice cosa vuol dire portare all'attenzione una normativa di progettualità insieme con le associazioni che si possono occupare tutte insieme di quel litorale, al di là delle iniziative politiche che possono essere anche già manifestate, io lo dico anche in maniera parallela, perché quella sede, prima che vada avanti, passerà del tempo, perché ci sono altri tipi di problematiche. Quindi, infatti, io la richiesta che ho chiesto non mi è stata esaudita, che è quella di un sopralluogo, perché ci sono problematiche in atto, non banali, perché l'ho chiesta 3 mesi fa quella cosa e non è stata data, ma non credo che sia volontà della Presidenza, perché la Presidente l'ha sempre, diciamo, date, no? Quindi vuol dire che c'è qualcosa dietro, ovviamente, complesso. Allora, quando c'è qualcosa di complesso, a mio avviso, con un'istanza del genere, quantomeno i commissari possono sapere di che si parla a una richiesta di quel tipo. Poi le scelte politiche saranno anche altre, oppure no, però credo che valga la pena. 4 associazioni di quell'entità che possono, insieme al Comune di Pisa, alla Società della Salute, alla ASL, fare un qualcosa insieme per rispondere in tempi abbastanza utili su quel litorale, ne valga la pena. Quindi io chiedevo formalmente che di portare l'istanza mia a voi per conoscenza, girarvi anche in maniera trasparente, perché è arrivato ovviamente ai piani superiori, però io so che quando poi si tratta di parlarne in commissione è giusto che anche i commissari sappiano di cosa si parla. Perfetto. Si parli. Grazie consigliera Spagnolino. Sono le ore 16:46, si chiude la seduta della commissione consigliari permanente. Grazie a tutti. Non so nemmeno se voi ne eravate al corrente. Non credo. No, sta registrazione. Vabbè.